He-Man e i dominatori dell'universo. Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Krieger, il mio eroico amico. Scoprii di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Gringer diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto: la nostra amica Sorceress, Man-at-Arms e Orko. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor. Finalmente fatta, Skeletor. Ho messo a punto il tuo attivatore nelle immediate vicinanze del Monte Crono. È il più grande tra tutti i vulcani in attività di Eternia. Le sue eruzioni significano morte e distruzione. Saranno costretti a fuggire abbandonando campi, case e il palazzo reale. E quando questo accadrà, noi potremo muovere indisturbati sul castello di Grayskull. Sta attento. Oggi fa un caldo soffocante. Elmas, guarda! Il vulcano sta eruttando. Dobbiamo avvertire gli altri. Guarda nel cielo! Ma quello è He-Man! Un'eruzione vulcanica. Devo subito mettere a nanna questo bambino. He-Man è riuscito a spegnere il vulcano! È un peccato che non abbia il tempo di fare una bella sauna. Tante grazie, He-Man! He-Man, ancora lui! Ah, inutile, troppo in gamba per noi, Skeletor! Forse per te, Beastman, ma non certo per me. Ho un piano per fermarlo una volta per sempre. Ma come, Skeletor? Mi servirò di questi caschi dalle prestazioni assolutamente speciali, Beastman. Entrerò nel palazzo reale e farò prigioniero il principe Adam. E nessuno mi vedrà compiere questa impresa, perché io e il mio casco saremo invisibili. Una volta catturato il principe, He-Man non tarderà a presentarsi. C'è un disordine incredibile. Dimmi, a quando risale l'ultima volta che hai visto il pavimento? Dalle mie parti non riordiniamo mai le nostre camere. Bene, qui dovrai farlo. Uffa, odio rassettare la mia camera. Ci vorrà almeno un anno. Oh, la mia vecchia borsa dei trucchi. Chissà che non ci sia qualcosa che mi aiuti a riordinare questo caos. Cos'è questo? La mia vecchia bacchetta magica, vediamo. Quali erano le parole, dunque? Ablinze, aglinze, cingumba. No, non ci siamo. Proviamo quest'altra. Ruffola, gaffola, bella bacchetta. Questa è la camera. Vai, rossetta. Neanche stavolta. Ultimo tentativo, vediamo. Mitica, magica, fata, bacchetta. Rimetti in ordine e fallo in fretta. Ma che diavolo fai? Ma... Fermati! Mio papà
padre è un uomo veramente in gamba, Adam. Allo zoo reale servivano dei pipistrelli lupo e lui ha inventato questo. Un telecomando? A cosa serve? Ad attirare qualsiasi corpo volante, così che quando... Aiuto! Che succede? Aiuto! Ma è la voce di Orko. Vecchia bacchetta magica, non ricordo come si ferma. I trucchi di Orko hanno colpito ancora. Aiuto! Oh! Dov'è la mia spada? È scomparsa. Ai ai, che cosa ho fatto? Non riesco a crederci, la mia spada è letteralmente sparita. Ed è tutta colpa mia, vi prego, non ditelo a Man-at-Arms. Si può sapere che avete voi due, era soltanto una spada. E poi Orko la riporterà indietro. Ma io non so come si fa. Tila, dai l'allarme alle tue guardie. Abbiamo trovato il trasferitore di Skeletor nel bosco, perciò lui deve essere da queste parti. Vado immediatamente. Adam, è il momento di diventare He-Man. Ah, He-Man? Certamente, sì, subito. Beh, ecco, io... precedimi, io arrivo subito. Grazie per non avermi accusato. Figurati, Orko, ma ora dobbiamo trovare quella spada. Lo so, senza di essa tu non puoi... Shh! Che cos'era quel rumore? È come se qualcuno fosse entrato nella stanza. Chi c'è? Solo un vecchio e carissimo amico. Skeletor in visita. Come hai fatto a entrare? Ho fatto la stessa strada che faremo per andarcene via. Questo non dovevi farlo. Quando sarai in grado di muoverti, dirai alla tua gente che se rivogliono il principe Adam, dovranno mandare He-Man a prenderlo. Noi saremo nella selva dello spettro. Ad un certo punto la mia bacchetta colpì la spada di Adam e la spada svanì nel nulla. Ma perché non me l'avete detto subito? Avevo paura che ti arrabbiassi. Orko, nascondere un problema non significa risolverlo. Ecco, questo è un gran bel problema davvero. Che cosa facciamo ora, eh? Sorceress forse può aiutarci. So quello che è accaduto. La risposta è che la tua bacchetta magica ha mandato la spada di Adam nel passato di Eternia. C'è un modo per riaverla? È possibile. Esiste un corridoio del tempo, ma ci sono pericoli sconosciuti nel passato e io non posso proteggerti da loro. Noi dobbiamo provare, non abbiamo paura. Senti un po', perché non parli per te? Va bene, però Man-at-Arms dovrà rimanere nel presente. E perché? Anch'io voglio essere d'aiuto. Ci sono molte maniere di aiutare. Per te ho un altro incarico, amico mio. Bene, Tringer, sembra che tocchi a te e a me. Entrate nel corridoio del tempo. Adesso non ci resta altro che aspettare pazientemente He-Man. Che cosa ti fa pensare che potresti sconfiggere He-Man, ammesso che venga? Una domanda interessante. Ecco la mia risposta. È diventato di pietra. E questa sarà la fine di He-Man. E per essere certo che non fuggirai, sbarre laser. Ti auguro una felice permanenza, principe Adam. Penso che aspetteranno un bel pezzo se sperano che si presenti He-Man. Ehi, cos'è questo? Il telecomando di Man-at-Arms. Tila diceva che è in grado di attirare qualsiasi corpo volante. Se questo aggeggio funziona, potrei attirare Stratos. Spero soltanto che riesca ad attirare Stratos prima dei pipistrelli lupo. Questo affare comincia ad assomigliare vagamente a He-Man. Ehi, mi chiedo che staranno combinando Orko e Kringer. Vuoi venire, sì o no?
Non mi mettere fretta. Così questo sarebbe il passato. Il posto effettivamente sembra abbastanza divertente. È solo un saltapalude, cerca di rilassarti. Ehi, di un po', ma cosa stai pensando? È solo che divento un po' nervoso quando viaggio più di 100 anni lontano da casa mia. Ah, non temere, Klinger, userò la magia per difenderci. La tua magia? Ho idea che ci troviamo in guai peggiori di quanto pensassi. Accidenti, i vampiri lupo. Kringer, guarda! Un gigante! E porta pure il mio cappello in testa! Guarda, è lui che ha la laspa papapada! Come facciamo a togliergliela? Man-at-Arms dice sempre, se vuoi qualcosa chiedila gentilmente! Non credo che alludesse anche ai giganti! Mi scusi, signore, ma io credo che lei abbia la nostra spada, vero? Capisco il suo punto di vista. Stia bene? Benissimo, fanfarone. Vediamo come funziona la tua magia. Credo che quel cappello le vada un po' piccolo. Provi quest'altra misura. Kringer, sbrigati la spada! Torniamo subito al corridoio del tempo. Speriamo che Adam stia bene. Aiuto! Vediamo se questo robot funziona bene. Non è male. Niente affatto male. E adesso facciamo ritorno a Grayskull. Aiuto! T'avevo detto di non gridare per chiamare aiuto. Adesso abbiamo dietro l'intera giungla. Sì, ma non devi dimenticare che ha preso la papada. Ecco il corridoio! Ce l'abbiamo fatta! Eccoli, arrivano! E la spada? L'avete trovata? Certo, sì. Avete fatto un buon lavoro. Adesso abbiamo altro da fare. Ma come, Iman? Ma allora è tornato? Ma come mai? No, è soltanto un robot di Iman. Speriamo solo che inganni Skeletor come ha ingannato voi. Vieni fuori di lì! Stratos! Adam! Stai alla larga da queste sbarre laser, inceneriscono chiunque le tocchi. Come posso aiutarti? Devi andare a cercare Man-at-Arms e digli dove mi trovo. Lo troverò, ci puoi scommettere. Prigioniero dei laser, vicino alla caverna di Cambro. Non temere, lo troveremo, tu corri ad avvertire Tila. D'accordo. Adesso è giunto il momento che il nostro robot si metta seriamente al lavoro. Attack Track, ascolta. Devi usare i tuoi sensori per rintracciare Skeletor. Affermativo. Messaggio registrato. Devi cercare di attirarlo se ti riesce. Che cosa vuoi dire con se ti riesce? Questa volta avrò finalmente i men nelle mie mani. Ma
e Eternia sarà finalmente nostra. Nostra? Animale? No, volevo dire tua, certo, tua, sì. Eccolo. Imen, attacca! Il vigliacco sta cercando di scappare. Dobbiamo raggiungerlo. Adam, va tutto bene? Sono felicissimo di vederti. Hai trovato la mia spada? Certo, eccola qui. È stato un ottimo lavoro. Non riesco a prenderla. Io però sono abbastanza piccolo per scivolare tra le sbarre. L'orco, se tu toccassi le sbarre ti potrebbero distruggere. Sono stato io a fare sparire la tua spada e sarò io stesso a restituirtela. Bravo, ci sei riuscito. Sei stato veramente in gamba, lo sai? Queste sono le scene che mi piacciono. Per la forza di Grayskull! E invece queste sono le parti che non mi piacciono. La forza è con me! Adesso bisogna spezzare la catena e sfondare quella parete. Evviva! Ho un lavoretto urgente da portare a termine. Un impegno con Skeletor. Finalmente lo abbiamo. Ho aspettato a lungo questo momento. E così, Man, ci incontriamo di nuovo. Non hai niente da dire. Ti soddisfa l'idea di essere trasformato in pietra? Ma che succede? Non è altro che un semplice robot. Maledizione, maledizione! Stupido, ci hanno attirato da un'altra parte per liberare il principe! Alla caverna! Non ti preoccupare, Skeletor! Amen! Vola nello spazio! La mia prigione portatile ti ospiterà finché non arriveremo alla miniera. Finalmente! Tu ed io, uno di fronte all'altro! Ecco il casco dell'invisibilità. Vediamo come te la cavi contro un nemico che non puoi vedere. Skeletor, mostrati, dove sei? Non si sta seduti durante il lavoro, Imen. Una cosa è certa, non mi metterò in piedi per farti da bersaglio. Vieni qui. Credo di sapere cosa debbo fare per localizzarti. Batterò la tua invisibilità. Orco, il tuo abito, fa presto! Questa non ti servirà più! Il mio scettro dello sterminio si occuperà di te! Lascialo a me, ti prego! Lascialo fare. Amen, non capisco. Che cosa vuoi fare? Capirai, Menetarms, osserva. E adesso potrai mostrare quanto sei in gamba, Amen. Quando io... No! I pipistrelli lupo! Oh, basta, aiuto! Sapessi quanto mi dispiace, Skeletor. No, lasciatemi in pace, andate via, smettetela, basta, fermi!
Spiegami, Man, come facevi a sapere che i vampiri lupo avrebbero aggredito Skeletor? Il tuo telecomando. Quando mi sono avvicinato a Skeletor gliel'ho messo nella cintura. Ah, un'idea provvidenziale. Andiamo via, Iman. Torniamocene al palazzo e raccontiamo tutto al re. Tornati a palazzo, rimetterai in ordine la tua camera. Già, forse potrei far più presto con qualche magia e... Orco! Beh, era soltanto un'idea, perché io... Orco! Ma certo, non è assolutamente il caso di usare le magie, però... Orco! Va bene, prometto, niente magie. Ah, oh, grazie al cielo. Non è solamente il fatto di essere l'uomo più potente di tutto l'universo a rendere Iman un grande eroe. Essere forte è magnifico, ma c'è qualcosa di meglio. Nell'avventura di oggi Iman ha usato qualcosa di molto più potente dei propri muscoli per sconfiggere Skeletor. Sapete che cosa? Se avete detto il cervello, avete indovinato. È proprio come i muscoli. Il cervello è qualche cosa che dovrete sviluppare se vorrete un grande potere.